Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Questo era lei Presidente del Consiglio? Ero io Presidente del Consiglio, questi sì. E quindi andava a C'erano fare... C'erano delle belle personalità. Andava a fare il discorso di fiducia? Certo. Che un governo di natura tecnica formuli proposte in materia. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Lambertolini, lei si ricorda il suo giorno della fiducia, del discorso della fiducia? Certo che me lo ricordo. Ma non è certamente senza emozione. Io credo che Giorgio Meloni invece, a padronanza anche per te in quell'aula, ha parlato tante volte e la conosce. Ringraziare anche il mio predecessore, il presidente Mario Draghi. Ringrazia Mario Draghi. Lei era il capo dell'opposizione a Draghi. È sorprendente, direi, che Giorgia Meloni abbia accolto tutte le posizioni, in particolare quelle internazionali, che ha assunto Draghi. E poi Tina. Una lunga lista di donne. È il primo presidente del Consiglio donna. Sì, quello è un bellissimo passaggio. Ha citato Nilde Iotti, ha citato tante altre, eccetera, eccetera, però per arrivare a se stessa. L'Alleanza Atlantica garantisce alle nostre democrazie un quadro di pace e sicurezza che troppo spesso diamo per scontato. Alleanza Atlantica. Sì. Guardi, Giorgia Meloni li ha spiazzati tutti, perché ha preso una posizione talmente netta in linea con quello che era stato l'operato di Mario Draghi. Lei è un po' debole dal lato dell'economia, eh? Ha parlato male del sistema contributivo, il sistema contributivo che ho introdotto io con la riforma del 1995, e credo che non sia stata ben informata sul significato del sistema contributivo. Non ho mai provato simpatia o vicinanza nei confronti dei regimi antidemocratici, per nessun regime, fascismo compreso. Come l'ha preso quel passaggio quando l'ha sentito? L'ha sorpresa? Ma io con ammirazione. Sono quello che gli inglesi definirebbero un underdog. Underdog. È quello che intendo fare ancora, stravolgere i pronostici. Questo. Voglio stravolgere i pronostici. Mi pare che sia stato eloquente e bello. Li stravolgerà per lei? Ah beh, questo rimane da vedere. Claudio!